nostra avventura per la Coppa Rimé cominciò in una fredda giornata a Genova, 5 novembre 1964. Il primo incontro delle qualificazioni per il mondiale inglese si disputa a Genova contro la Finlandia. Il commissario tecnico Edmondo Fabbri vara una nazionale meneghina con 10 giocatori suddivisi tra Inter e Milan. Unica eccezione, il bolognese Bulgarelli. Corner dalla destra, Corso passa a Mora, tiro ribattuto e Facchetti si avventa con un destro imparabile. 1-0 ed è solo il primo minuto. Meglio di così non si può iniziare. Ottavo, Corso fugge sulla sinistra e mette al centro. Rivera e Mazzola sono pronti per la deviazione vincente, ma Holmquist anticipa entrambi e devia la sfera nella propria porta. 2-0. Rivera, con la fascia da capitano, scocca un bolide all'incrocio dei pali di rara precisione. 3-0. Gara chiusa dopo appena un quarto d'ora. Secondo tempo. La nazionale riprende a macinare gioco. Halme respinge il diagonale di Mazzola. Bulgarelli lo corregge in rete. L'attaccante interista si rifà nel finale con una doppietta. Il suo secondo exploit è un autentico capolavoro che impreziosisce la goleada. Italia batte Finlandia 6-1. Finlandia-Italia viene vista sugli schermi italiani in differita. Nando Martellini anticipa il risultato. Il primo gol si è fatto attendere 33 minuti ed è arrivato su calcio di punizione. Il secondo è stato segnato a 12 minuti dalla fine. Soprattutto quella in Finlandia è una partita, giochiamo in un periodo in cui non c'è la notte e quindi è un'esperienza indimenticabile. Fa piuttosto caldo, si gioca in una strana luce irreale dell'estate polare. L'arbitro concede un calcio di punizione dal limite. Non c'è Corso in squadra, ma Mazzola, suo compagno di squadra dell'Inter, fa partire un tiro ad effetto che porta in vantaggio l'Italia. È il 33esimo minuto del primo tempo. Finlandia 0, Italia 1. Mora, Bulgarelli, cross, il portiere non ci arriva e Mazzola finalmente segna il raddoppio che ci dà la sicurezza. 2-0, quindi al 33esimo del secondo tempo. La nazionale di calcio azzurra è tornata quindi a Coverciano per l'ultima fase della preparazione ai mondiali, per l'incontro di mercoledì con il Messico e per definire la rosa dei 22 atleti che andranno in Inghilterra. Coverciano. Ultimi giorni di preparativi della nazionale prima della partenza per l'Inghilterra. Ci sono dei giocatori che per il momento sono incerti per la loro utilizzazione. Quindi in questi giorni vedremo un po' se potremo utilizzarli o meno. Il rapporto tra Fabbri e la critica non è dei più semplici. Il commissario tecnico apprezza ben poco consigli interessati che provengono da più parti. Edmondo Fabbri era un tipo da capire anche. Era una persona molto irascibile, molto buona, molto rispettosa e molto intenditrice. Era un grande tecnico, a mio parere grandissimo. Mi propongo sempre nel lavoro di preparazione una buona partita e ancora delle indicazioni valide ed utili. La nazionale italiana guidata da Edmondo Fabbri è stata una delle nazionali che ha proposto un gioco più scintillante, più brillante, anche in considerazione del fatto che c'erano giocatori di grande, grande qualità. Noi arriviamo al mondiale con una serie di partite veramente eccezionali. Eravamo favoriti perché avevamo fatto un precampionato del mondo veramente eccezionale.
avevamo vinto tutte le partite che c'era. Intorno a quella nazionale c'era una grande aspettativa. La nazionale italiana giocava il più bel calcio del mondo in quel momento. Si va in Inghilterra, è evidente, la prima partita è il Cile. E ci portiamo dietro una atroce sconfitta che era stata quella del Cile del precedente campionato del mondo del 62. C'è una grande voglia di rivincita, ma soprattutto c'è la voglia di vincere perché vincendo pensi che poi dopo la strada diventa in discesa. Gli azzurri scattano dai blocchi di partenza col piede giusto e al nono minuto Mazzola sblocca già il risultato. Quando io faccio gol capiamo che la partita è abbordabile. Ci pensa Barison a rendere più netto il divario. 2-0 in Cile, 2-0 in Inghilterra, ma stavolta le parti sono invertite. Non giochiamo benissimo, ma vinciamo la partita. Normalmente i campionati del mondo, quando vinci la prima partita, sei quasi qualificato. Fabbri, nello spogliatoio, a circuito chiuso, dice che se continuiamo a giocare così possiamo tornare a casa. Se noi giochiamo sempre così, non vinciamo niente. Ma squadra che vince, dice Montale, non si tocca. Quando lui disse queste cose nel pullman, noi ci guardavamo come dire, sta scherzando o dice sul serio. Nasce evidentemente la rivoluzione che Fabbri vuol fare per andare contro l'altra partita, che è quella contro la Russia. Diceva sul serio. Ed eccoci a Italia-Unione Sovietica, l'incontro più atteso tra quelli in programma a Sunderland. Fabbri cambia formazione, inserisce Leoncini, sposta Lodetti all'attacco e esclude Rivera. Perani è sostituito da Meroni, Barison da Pascutti. Si ha l'impressione che gli azzurri puntino al pareggio. Mette Pascutti che non aveva messo, mette eventualmente il Meroni che non aveva messo, cambia la difesa, insomma, fa una specie di rivoluzione e voleva modificare l'assetto. Non conosciamo l'avversario, sappiamo solo che ha vinto un europeo, che giocano molto di forza fisica. Siamo superati sul piano atletico e non riusciamo a creare manovre valide in attacco. Probabilmente c'è anche un errore dell'allenatore che ce li racconta forse più forti di quello che sono e questo ci fa andare in campo non convinti delle nostre possibilità. Inevitabilmente giunge il gol dei sovietici. È il 13° del secondo tempo, segna Cislenko. Il gol di Cislenko è stato tra l'altro anche un bel gol perché è venuto giù sulla fascia destra, ha trovato di fronte Facchetti, l'ha dribblato, poi con un destro me l'ha messo all'incrocio dei pali dall'altra parte e non ci sono potuto arrivare. Fortunatamente la sconfitta non compromette la qualificazione della nostra squadra, ma sulla prestazione degli azzurri nascono nuove polemiche. La polemica più grossa però è una sola, che giochiamo male. Ma la squadra italiana per me contro la Russia non dipenderà tutto, non saranno tutte colpe della squadra, ma non ha giocato con quel vigore, con quella volontà, con quella forza morale che ci vuole in una competizione di questo livello per poter vincere. La squadra ha giocato all'attacco forse 10 minuti, ha subito il gol e per me da quel momento era già rassegnata, tutta rassegnata alla sconfitta. Questa rivoluzione secondo lui doveva essere tale che gli permettesse di avere il risultato, il successo, e questo non è accaduto. Il giorno dopo la sconfitta con l'Unione Sovietica, la nazionale si trova a metà del guado, tra l'analisi sugli errori di Sunderland e i pensieri rivolti a Middlesbrough, dove deve affrontare la Corea del Nord, la squadra materasso del girone, che dopo aver perso con l'Unione Sovietica ha guadagnato un punto in extremis contro il Cile. La relazione dell'osservatore, Ferruccio Valcareggi, qualifica gli atleti coreani come tanti ridolini. Il signor Valcareggi fece una battuta
tornando e riferendo sulla Corea. Dice, sono tutti uguali, corrono tanto, ma sembrano tecnicamente non è che sia granché. Dopo la prima partita della Corea ci fu detto che erano scarsissimi. Avevano detto che era una squadra di quarta serie. Dopo la seconda partita ci fu detto che erano dei fenomeni. La seconda però sono migliorati, ora stanno bene. Ci aveva detto Valcareggi che era una squadra di Pellegrini, invece così non era. Non è che fossero ridolini nel senso di incapacità di giocare a calcio, ma che sembravano tante eventualmente marionette, insomma, nel senso correvano, insomma, non c'era granché. Quando tu sei convinto che un avversario è debole, non è che lo snobbi, però forse da un punto di vista mentale non hai l'approccio giusto alla partita. Alla terza partita, che poi era quella decisiva, un po' di agitazione te l'avevano messa. Quel che è certo è che sono tutti dilettanti. Corea sicura di vincere. L'allenatore Myung Rhee Young. Se l'Italia è quella vista contro Cile e Unione Sovietica, nessun dubbio per noi. Loro sono entrati in campo per il riscaldamento, noi eravamo a fare ginnastica, a fare... Loro invece sono entrati in campo tutti insieme, con un pallone a testa, si sono messi a metà campo e hanno cominciato a buttare il pallone in alto e a fare delle grandi rovesciate. Noi abbiamo guardati e ci siamo messi a ridere, dice, ma chi sono questi? Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smith, segnaline Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra. E noi siamo partiti benissimo, potevamo fare subito tre gol. Verani. Grande balzo del portiere coreano Lin Chan-yong. Per anni si era trovato da solo davanti al portiere 4-5 volte. Rivera, cross. Mancata del soffio soltanto la rete. Abbiamo sbagliato tanti di quei gol che è stata una cosa incredibile. Verani, ancora una volta il portiere si è saputo felicemente piazzare. Dopo il terzo e il quarto gol che sbagli cominci a pensare che la partita è stregata. Fabri aveva cambiato 4-5 elementi per farli riposare, però aveva fatto giocare Bulgarelli che non era nelle migliori condizioni. Quando mi hanno detto guarda bisogna che tu giochi perché sei indispensabile in questo momento, io avevo male al ginocchio ed ero capitano della nazionale, come fa uno a dire di no? Toccato al ginocchio, quindi vecchio malanno di Bulgarelli che adesso si è aggravato. Se poi la partita si mette male perché si fa male un giocatore e devi giocare in 10, non ci sono i cambi, a loro va bene tutto, all'improvviso li fai, mentre sei in campo, li fai molto più grandi di quello che sono. È stata una partita veramente stregata. Fabri era in difficoltà, aveva paura. L'emozione che noi avevamo si cercò di curarla in un certo modo, però ti levava riflessi, ti levava forza e a quel punto ti ingigantisce tutto questo la figura dell'avversario che hai davanti. Che ha fatto quando c'era in porta Park Do-hik, che mi hanno detto quando in Corea era un dentista, se quello era un dentista io sono il padre eterno. E a quel punto succede il patatrac. Il mio parere, oggi a distanza di tempo, dico che lì si è perso la tramontana. Anche questo tiro impossibile di Rivera ha parato 5, 6, 7 occasioni da gol e non siamo riusciti a farne neanche uno. Sono partite che se le rigiochi 100 volte ne perdi una, perché era veramente, bastava anche un pareggio. È una cosa incredibile essere eliminati così. 99 le vinci, purtroppo quella partita lì l'abbiamo persa. L'Italia è eliminata
dall'ottava edizione della Coppa Rimè. Ritorniamo a casa dopo una sconfitta in vero stasera immeritata. Italia e Brasile fuori. Gli azzurri, 1:10, clamorosamente battuti. Fabbri, la colpa è soltanto mia. Franchi, non parliamo di sfortuna. Fabbri, non ho nulla da rimproverare alla squadra. L'Italia, 2 punti e 2 gol, torna a casa. La Corea rappresenta il punto più basso della storia della nazionale. Occorre una sterzata coraggiosa, un cambiamento deciso. Ferruccio Valcareggi sarà il nuovo commissario tecnico di un'epoca nuova che si annuncia decisamente diversa già nel 1968 con il trionfo ai campionati europei organizzati in Italia. Spinta dai gol di Gigi Riva e dalla consacrazione del genio di Gianni Rivera e Sandro Mazzola, la nazionale è pronta per il Mondiale messicano, uno dei più belli della storia.